ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi andiamo a vedere questo full day of eating di Sam Sulek, questo 21enne geneticamente modificato enorme, che ovviamente ha tante, diciamo, informazioni molto controverse che promulga sui social. In questo video andate a trovarlo Fuad Abiab, non so bene se si dica così, un bodybuilder ancora più grosso di lui, molto più esperto, che praticamente penso l'abbia assoldato nella sua azienda di integratori che si chiama Hostile. Ovviamente Sam è in una fase di massa, vedremo che mangia circa 6000 calorie. Andiamo a vedere con quella che è la sua colazione. 240 grams of carbs, another one. 70 grams of protein. So I'll just drink this on the way home. Mike, let me up. Yeah, let him in here. Ok, quindi colazione con latte al Nesquik, al cioccolato, circa 60 grammi di grassi e 1800 calorie. Poi sì, sicuramente anche tanti carboidrati, di cui tantissimi zuccheri appunto, e molte proteine. Però il discorso è che qui, che tutti i grassi praticamente sono grassi saturi. Infatti i grassi animali come quelli del latte sicuramente non sono la scelta migliore da introdurre in una dieta, proprio perché i grassi saturi vanno ad aumentare quella che è la predisposizione ad avere un colesterolo cattivo LDL alto, che è un fattore di rischio per tutti quei processi aterosclerotici che portano poi a problematiche cardiovascolari. Ovviamente non è il latte intero di per sé essere dannoso, ma in queste quantità, considerando anche che lui sicuramente, come ha già ammesso, utilizza anche steroidi che aumentano quella che è la predisposizione verso determinate patologie cardiovascolari, di certo non è la colazione migliore. Usually I like, I don't know, maybe if I'm trying to gain weight, I want to be really full. I'd say at least like 300-400 carbs before I'd want to lift. Ok, quindi i carboidrati pre-workout che mangia Sam sono 300-400 grammi, penso netti appunto, con il latte di prima, 240 grammi, più questi cinnamon roll. Anche qui un pasto che contiene sì calorie, macro, tutto quello che volete, ma praticamente ha zero micronutrienti, zero fibre, zero sostanze protettive o benefiche per la salute di Sam. Poi ci sta sicuramente in una fase di massa, soprattutto anche in persone natural che magari fanno fatica a mangiare, inserire anche degli alimenti più densamente calorici, che sono spesso poveri di micronutrienti, come possono essere i cereali, come possono essere altri tipi di cereali, come anche i cornflakes, che magari contengono anche meno zuccheri, altri come può essere l'olio, il burro d'arachidi, la pasta magari poco riempita di acqua, che quindi è più al dente, si dice, che ovviamente occupando meno spazio nello stomaco ci permette di ingerirne più quantità senza che appunto abbiamo quella pesantezza di stomaco pieno. Questa è sicuramente un'ottima strategia in una fase di massa, però ovviamente va sempre tenuto un equilibrio anche su quelle che sono le sostanze nutritive che introduciamo, quindi i micronutrienti e le fibre. So we need 33 divided by 400. Oh, there's already 240 done. Oh, so you got, no, that's, oh, so you're saying 400 calories. No, no, I'm saying carbs, but in this there is 240. No, there wasn't. Oh, there was too. 8 times 30. 8 servings. Fuck, there's 240 grams of carbs in this? I was surprised more by the 80 grams of fat. That didn't surprise me. It's whole milk. Ok, Fuad era sorpreso che nel latte ci fossero 240 grammi di carbo, ma alla fine, se ci pensiamo, in quel latte c'è gli zuccheri naturali del latte, quindi il lattosio, circa 5 grammi per 100 millilitri, più tutto lo zucchero che ci metto dentro per fare il sapore di cioccolato, quindi si sta benissimo alla fine. Poi ovviamente, dato che il latte è intero, ci sono tutti i vari grassi, come ho detto prima, del latte, i saturi. I cereali pre-workout ci stanno poi sicuramente, in quanto sono un alimento che comunque hanno una digestione abbastanza veloce senza introdurre preferibilmente tanti grassi, un indice glicemico medio-alto che quindi va a alzare la glicemia nel sangue mantenendo costante la nostra prestazione durante l'allenamento. Yeah, perfect. Sit here for like 20 minutes, scroll on TikTok and this will just disappear. Quindi il trucco di Sam per cercare di mangiare più facilmente questi cereali è quello di lasciarli nel latte per 15-20 minuti, aspettare che si spappolino tutto, e devo dire che non ci stanno male i cereali. Anch'io lo facevo quando ero bambino e mi mangiavo le scatole di cereali tutte d'un botto, e quando torno ovviamente sono molto più veloci da mangiare. Yeah, it's weird, right? Just do the milliliters. No, grams.
Are you sure it's 160? You measured wrong. You use milliliters. Well, it's the same thing. Is it? A milliliter of water is a gram. Oh my god, this guy, see? Ok, alla soglia dei 40 anni il grande Fuad, che rispetto tantissimo come bodybuilder, sembra aver imparato che un grammo equivale a un millilitro e un grammo di acqua pesa come un millilitro di acqua. Sembra strano, però si imparano sempre nuove cose. I thought you were only doing 50 grams. Well, each scoop was half. Scoop. Okay, yeah. Just so I could actually pour it in without spilling it all. Yeah, okay. My turn. Quindi intra workout con quelle che sono delle ciclodestrine, Sam ha detto di aggiungere circa 50 grammi, che è una quota che ci sta per un bodybuilder della sua taglia. Dice che lo aiutano a mantenere molto di più il pump, e anche questa è una cosa che sicuramente ci sta, in quanto sicuramente un intra workout farà in modo che le nostre scorte di glicogeno a livello muscolare si esauriscano più lentamente, perché ci fornisce, mentre che ci alleniamo, del glucosio a livello del plasma che può essere utilizzato prontamente. Poi sicuramente c'è un conflitto di interessi, dato che il capo di quell'azienda integratori è davanti a lui, ma questo dettagli. Cereal and fucking all that to eating like chicken rice. I noticed it like that. Yeah. Right away I'm like, I don't feel that like super swole. But like I definitely feel a difference when I'm eating shittier food with like lots of sodium and lots of fucking carbs versus like cleaner food with like less sodium and less fucking Yeah, I can feel a difference, right? I think that's why I keep... Sicuramente il discorso di Fuad sulla digestione è un qualcosa di veramente sensato. Infatti i bodybuilder che devono mangiare 6.000, 7.000, 8.000 calorie durante l'off season, la digestione è una componente fondamentale, tanto quanto l'alimentazione, tanto quanto l'allenamento. Proprio perché sovrastressano il loro organismo e tutte le funzioni digestive che il loro corpo dovrebbe, diciamo, svolgere normalmente, lo deve svolgere per 2-3 persone, e quindi ovviamente bisogna ottimizzare tutto quello che si butta dentro, anche ovviamente per migliorare la propria performance, evitando quelli che possono essere enormi picchi glicemici e magari preferire quella che è una glicemia più stabile nel tempo, e ovviamente includere anche tutte quelle che sono le fonti salutari, quindi che prevengono determinate patologie a cui per l'utilizzo di steroidi e queste quantità enormi di cibo i bodybuilder sono maggiormente predisposti. Nice, this the cluster dextrin shake, so go a little extra this time, so 100 grams worth of cluster dextrin, and then 2 scoops of the milk chocolate iso. So this is before even the actual post-workout meal. You know, I want to get some easily digestible carbs into the system as soon as possible. So I'm not a big fan of sipping on this, so I'll just chug it and move on to the next meal. Ok, quindi subito dopo l'allenamento Sam dice di fare questo shaker con 100 grammi di carbo, anche qui ciclodestrine, e 2 scoop di proteine. Anche qui lo shaker post allenamento non è fondamentale, sappiamo che la finestra anabolica, quel periodo dove i carboidrati sono più recettivi ad andare verso il muscolo per il corpo dopo l'allenamento, dura anche fino alle 2 ore e poi scende lentamente. Per questo possiamo benissimo aspettare un'ora di andare a casa e fare il nostro pasto post workout e va benissimo. Poi nel suo caso però potrebbe anche essere che vi sono dei protocolli per l'utilizzo di insulina, che è un ormone che necessita per forza, quando si inietta, se è a rapido rilascio, anche di quelli che sono dei carboidrati, proprio perché l'insulina è un ormone ipoglicemizzante, quindi farà in modo di prendere i carboidrati che abbiamo disponibili e scaraventarli dentro il nostro muscolo o gli altri organi che li utilizzano, ma ovviamente i bodybuilder lo fanno per il muscolo. Per questo, se non ci sono abbastanza carboidrati disponibili in quelle ore, si farà sì che appunto si abbiano degli attacchi di ipoglicemia e che quindi si abbiano veramente degli svenimenti e si rischi appunto di stare realmente male. Infatti le morti del bodybuilding più inaspettate e immediate sono proprio quelle per l'utilizzo di insulina, che quindi non hanno una degenerazione magari degli organi, come può essere del fegato, con una steatosi epatica che appunto si protrae nel tempo, negli anni. Qui la morte potrebbe venire anche magari al primo utilizzo, se non si fanno le cose bene, e quindi ovviamente esistono dei protocolli associati a determinati carboidrati che appunto fanno in modo di non avere problemi. Ketchup.
Ok, forse ho visto la prima verdura della giornata di Sam, quindi la foglia di lattuga dentro il panino. Anche qui post workout con un hamburger, un pasto che sì, sicuramente sarà ricco di nutrienti, avrà anche molte proteine per la carne eccetera, anche se questa tipologia di hamburger è sicuramente molto più grassa, ma non contiene micronutrienti, non ha fibre, sostanze benefiche, ma va ad aggiungere altri grassi saturi della carne a tutto il resto e anche del formaggio. Aggiunto ovviamente a patatine e Coca-Cola, quello che penso ragazzi è che sicuramente una persona di 21 anni può fare queste cose, nel senso che probabilmente la sua digestione ancora regge eccetera, però un bodybuilder, se vuole diciamo durare nel tempo, essere longevo, deve prima o poi mettersi un pochino la testa a posto, come ha fatto magari Fuad. Right now I'm at about 4700, you know, pretty much I want to hit at least 52-ish, so let's see what we're looking at here. 11 grams of fat, 22 grams of carbs in each of these. There's 3 grams of protein, but I mean, it's what, it's from dough. I never count that. Like from bread, or it's nothing. So that plus, I don't know how large these cups are, but maybe you know, 4 cups of milk. That's gonna be another 30 grams of protein, 30 of fat. Clearly, I'm not too specific about where I'm sourcing it from, right? Like you haven't seen, you know, chicken and rice all day. Quindi ultimo pasto di oggi con 4 ciambelle e ancora un bicchiere di latte. Oggi avrà svuotato 4 litri di latte. Come abbiamo capito, quello a cui dà importanza, l'unica cosa, sono le calorie. Quindi per lui una caloria vale l'altra, cerca di arrivare a queste 6000 calorie, fa una cosiddetta dieta flessibile, anche se la vera dieta flessibile sarebbe circa 80% di alimenti puliti e 20% sporchi, con alimenti quindi densamente calorici che contengono pochi micronutrienti e poche sostanze benefiche per il corpo. A mio parere, per una persona che utilizza steroidi soprattutto in giovane età, fare questo è un po' da irresponsabili, nel senso che sicuramente oltre alle varie precauzioni a livello magari di non alzare le dosi, utilizzare anche integratori, farmaci che limitano quelli che sono gli effetti collaterali, la dieta è sicuramente un fattore preventivo molto importante che ci può aiutare a mantenere la salute e a durare appunto di più nel tempo. E quindi è stupido tra virgolette perdere l'occasione di avere un fattore preventivo in più e magari eventualmente poter spingersi un po' di più anche con l'utilizzo delle dosi, avendo meno problematiche. Quello che penso di questa dieta è il fatto che sicuramente Sam anche in questo modo può ottenere grossi risultati dal punto di vista muscolare, ma sono tutti fattori esterni che avranno nel tempo dei problemi, quindi la situazione della digestione, la flora intestinale che avrà dei batteri che sono in qualche modo squilibrati, causando eventualmente disbiosi che ovviamente poi fanno in modo che la quota di cibo che una persona può assorbire diventa veramente basso e ha continuamente malassorbimenti o problematiche appunto di diarrea o stitichezza eventualmente. Penso però anche che è normale che a 20 anni probabilmente non si abbia il giudizio e l'esperienza per fare queste valutazioni, e sicuramente quello che credo è che Sam nel tempo abbia, diciamo, acquisisca più conoscenza in questo campo e capisca che veramente la cosa migliore non è questa. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Per integrazione, alimentazione sportiva, passate sul sito di Prozis, con il codice sconto FEDEZAGU potete ricevere un piccolo sconto anche qui. Iscrivetevi, lasciate like, lasciate un commento, noi ci vediamo al prossimo video.